Konnichiwa, Yuriko Taiga desu. Ciao a tutti, bentornati. Intanto vi ringrazio per i 6.000 fan di Facebook. Wow! Ma volevo ringraziare soprattutto Etna Comics, in cui sono stata special guest venerdì per la gara All Star e mi sono divertita tantissimo. Non pensavo che Etna Comics fosse così grande, così importante. C'erano tantissimi cosplayer e tantissimi miei fan, che non me lo sarei mai immaginato. Ragazzi, siete tantissimi. Gli stand erano buoni, ce n'erano tanti, di tutti i tipi. Potevi persino giocare a bowling. Oh, io ho fatto le foto cosplay, che vogliamo fare? Ma te va una partita al bowling? Sì, dai. Room. E oppure il Maid Cafe è una piccola idea innovativa che rappresenta un po' il Maid Cafe che c'è in Giappone. Insomma, belle ragazze che ti portano dei dolci. Il Maid Cafe che era quasi sempre pieno, le ragazze sono state carinissime con me. Ho anche ballato con loro il sabato sera a fare la ranca lì. Però na, io non la sapevo. No, avrò fatto schifo, ma va bene. Quello, gli stand, mille dolci, mille. Io sono uscita dall'aeroporto che ero lì. Sto ingrassando, non avevo mangiato niente, ma sto ingrassando ad annusare quante cose buone. Le cassatine. Yuriko, non dire dieta. No? Lo staff di Etna Comics è stato gentilissimo, ringrazio Andy, Saele, Silvio, Dio parte i nomi, Nadias che è stata la mia compagna di stanza, Paolo Lamanna, siete troppi, Merluzzo, bla bla bla, tutti quelli che mi hanno aiutato, quelli che mi hanno salutato, che erano sempre nell'area palco, grazie mille dei cuori, non ho mai riso così tanto. Ok, io sono un po' strana e questo posso capirlo, sembra che mi faccio, o forse sì, ma penso che lì, boh, cioè nemmeno la coca mi avrebbe fatto così tanto effetto. Sì! Poi domenica sera, non sto mentendo, sono scoppiata a piangere. E tutti hanno pensato, cosa hai bevuto? Non era una smornia, era che ero così tanto felice dopo questi 3 giorni che sono scoppiata in lacrime. Caldamente consiglio Etna Comics il prossimo anno. Alla gara ci sono stati 250 cosplayer, tra cui ho commentato su Pop Shake all'ultimo momento. Tutti bravissimi con un grande costume. Mi sono rifatti i capelli rossi! Chi se ne frega? Vabbè. Quindi grazie a Etna Comics, soprattutto ai miei fan che sono stati calorosissimi, carinissimi, timidissimi. C'erano due ragazze che parlavano nel camerino di me e io ero dentro al camerino sulla tendina così. E tipo che dicevano, l'hai visto l'ultimo video di Yuriko Taiga? Sì, è fortissima, ma quello della figa al Wonder Smash era il migliore, io così. E poi alla fine sono uscita, grazie! Insomma, grazie. Mi sono divertita, grazie a tutti quelli che mi hanno fermato per la foto, l'autografo e che mi hanno abbracciato, che mi stavano per stritolare. Insomma, vi amo tutti. I love you! Quindi questo è un piccolo videoblog in realtà di ringraziamenti per dirvi che Etna Comics è fantastica. È fantastica e spero di ritornarci presto, sperando il prossimo anno. E quindi avvertirò anche che la mia partenza è stata spostata dal 27 giugno, quindi facciamo dal 28 giugno fino al 6 gennaio 2014 sarò a Tokyo. Pam 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 pam! Ci vediamo al prossimo video sperando di parlare un po' di più sul Giappone. Ovviamente se avete qualche domanda o curiosità oppure un argomento che volete che io tratto nei video, commentatelo oppure scrivetemi un messaggio privato sulla pagina Facebook o direttamente su YouTube. Domani da Tokyo Jimasta! Ma che ne?